Un nuovo patto sociale che si basa soprattutto sull'interlocuzione con la Regione Puglia, ma anche con altre istituzioni. Sì, io punto innanzitutto alla Regione Puglia perché è la regione che rappresenta l'intera regione pugliese, ma punto moltissimo a livello provinciale sul ruolo fondamentale degli enti locali, provincia e comune, sul mondo dell'economia, quindi le imprese, le associazioni di categoria. Io credo che l'università, oltre a fare attività di ricerca scientifica e attività didattica, che è la sua prima missione evidentemente, debba svolgere insieme con gli altri, quindi con l'interlocuzione di altri soggetti pubblici e privati, un ruolo, un contributo fondamentale per consentire un maggiore sviluppo socio-economico del territorio. Anche perché è sufficientemente matura per essere un presidio, un volano di sviluppo. Sì, perché secondo me ormai siamo consolidati, anche se 17 anni sono ancora molto pochi, se ci riferiamo a università che esistono da alcuni secoli, però secondo me è estremamente importante. Io, se raffronto Foggia prima dell'insediamento dell'università e oggi, noto sinceramente delle differenze molto in positivo. È importante non soltanto da un punto di vista della ricerca, dello sviluppo della conoscenza, ma anche da un punto di vista meramente economico, cioè quando come polo di attrazione e anche come sviluppo, come incubatore per lo sviluppo di altre imprese, oppure più banalmente, quando realizziamo dei convegni nazionali e vengono a Foggia 400-500 professori da parte di altre università e di altre città italiane e straniere, anche questo da un punto di vista economico evidentemente rappresenta un elemento fondamentale. Oppure, altro esempio banalissimo, ho fatto riferimento in precedenza al corso di laurea in ingegneria di sistemi logistici per l'agroalimentare. È noto che Foggia abbia una fortissima produzione agricola. Quello che manca, che cos'è? È la distribuzione e la commercializzazione. Noi con il corso di laurea fatto insieme con il Politecnico abbiamo cercato di dare un contributo su uno dei due punti deboli, l'altro sarà la commercializzazione. Quindi è questo il nostro ruolo, cioè anche quando andiamo a disegnare l'offerta didattica puntiamo esattamente in questa direzione. Faccio ancora un altro esempio per il futuro, scienze investigative che noi faremo partire l'anno prossimo e questo sarà fondamentale anche come polo di attrazione per quanto riguarda le iscrizioni provenienti da altre province e da altre regioni. E tra l'altro scienze investigative in un territorio così complesso anche da un punto di vista della criminalità, a mio avviso, è un altro elemento assolutamente fondamentale. Oppure, altro esempio specifico, qui termino con gli esempi, lo scorso anno abbiamo fatto partire scienze gastronomiche. Non esistono nell'Italia meridionale, se non la Messina, corsi di laurea di scienze gastronomiche. È inutile che sto a sottolineare l'importanza dell'enogastronomia ormai, anche da un punto di vista economico, non soltanto per questa provincia o regione, ma anche per il paese. È uno dei brand classici dell'Italia e quindi cerchiamo di individuare un corso di laurea che possa essere, fra virgolette, più appetibile non solo da parte degli studenti normali, cioè quelli che si sono neodiplomati, ma anche da parte di chi già opera nel mondo del lavoro. Chi invece dovrebbe dare di più dei suoi interlocutori? Comune, provincia, regione, sistema imprenditoriale? Allora, facciamola così, diciamola in questi termini. Noi puntiamo a un coinvolgimento di tutto, partendo anche da una valutazione della condotta da ora in poi. Sono sotto esame, insomma. No, nessuno sotto esame. È vero che sono un docente universitario, ma non metto sotto esame nessuno.